Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è senza dubbio uno dei grandi nomi della musica italiana. Con una carriera iniziata negli anni 70, ha all'attivo ben 45 album e oltre 500 brani che il pubblico canta a squarciagola durante i suoi concerti. Pur essendo riservato sulla sua vita privata, non ha mai nascosto il profondo legame con il figlio adottivo Roberto Fiacchini. Roberto Anselmi Fiacchini è nato il 5 luglio 1973 a Roma e dopo la perdita dei genitori è finito in un orfanotrofio. Il primo incontro casuale con Renato Zero in un cinema ha creato un legame forte tra di loro. Nel 1993 Roberto è diventato il bodyguard ufficiale del cantante e il legame è cresciuto sempre di più. Nel 2003, non avendo figli naturali, Renato ha deciso di adottare ufficialmente Roberto, nonostante avesse già 30 anni. Roberto ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2010 nella categoria Figli d'arte e nel 2004 si è sposato con Emanuela Vernaglia, dalla quale ha avuto due figlie. Dopo un periodo di separazione nel 2010 si sono ritrovati e vivono a Roma, dove Renato è un nonno molto presente per le nipotine. Renato ha spiegato che ha sempre preferito aiutare le persone sfortunate e ha sentito che era giusto dare a Roberto un supporto morale e istituzionale. La decisione di adottarlo è stata presa quando Roberto era già adulto e Renato ha raccontato che aveva voluto aspettare per essere sicuro di essere pronto e che Roberto fosse pronto anche lui. Renato ha espresso il suo parere sul tema della maternità surrogata.